anche 12 ore fermi in ambulanza, in fila con altri mezzi di soccorso, in un'attesa infinita e carica di tensioni. Sono i casi Covid che arrivano in pronto soccorso ma con urgenze non legate al virus e quindi pazienti che non hanno bisogno di giungere in un Covid center come accade per persone con necessità ed urgenze legate a traumi alle ossa, alle articolazioni o ferite. È successo nei giorni scorsi ad una donna con una sospetta frattura al femore, un'urgenza ortopedica che si è scontrata con quella che sembra a tutti gli effetti una disorganizzazione ospedaliera che ancora perdura ed una risposta sanitaria che per molti casi risulta ancora inadeguata e non immediata come dovrebbe. La radice non si è mai mossa dall'ambulanza, figurati a un certo punto noi ci mandiamo su catetere per farla urinare, perché la poverella dopo due misure, cioè dopo 5-6 ore, che dice che non bagna, e come la fai in un bagno? Soprattutto con la frattura di femore, capito? Quindi a più punto ci mandiamo su catetere. Poi il paradosso è ancora che noi, avendo una frattura di femore, che tutto sommato è una situazione, diciamo, tra virgolette, tranquilla, ovviamente noi siamo passati dietro a tutte, perché là non si va per ordine d'arrivo, si va per ordine di gravità. Allora, Un'odissea per la donna ed anche per il personale a bordo dell'ambulanza, tra l'ospedale di Castiglione e poi quello di Salerno. I pazienti positivi, che non hanno sintomi riconducibili al Covid, quale febbre alta, dispnea, saturazione bassa, di fatto restano in un limbo, perché sembra che non vi siano percorsi organizzati, posti letto dedicati nei vari reparti, che possano garantire l'assistenza come si dovrebbe. E di fatti la macchina dei soccorsi si scontra ancora con troppe lacune. ma in questo momento, se io vado a Salerno con la stessa situazione di domenica, si crea un'altra volta lo stesso tipo di problema, perché questi pazienti loro non sanno dove metterli. Cioè, il paziente che ha un'altra patologia, ma che risulta positiva al Covid, loro, a parte la ginecologia, che è l'unico reparto, le partorienti positive al Covid vanno a partorire a Napoli, perché là è l'unico reparto che hanno fatto dedicato Covid per le donne incinta. Ma poi tutti gli altri reparti, cardiologia, neurologia, ortopedia, sono tutti reparti che non hanno dei posti dedicati ai pazienti positivi al Covid, anche se sono sintomatici. E quindi, come accaduto, la paziente insieme al tutto il personale dell'ambulanza è rimasta in attesa 12 ore, al punto che anche per le esigenze fisiologiche si è dovuto intervenire a bordo del mezzo. La vicenda è stata raccontata dal medico nello sconforto di situazioni che si gestiscono a fatica. Una questione con la guardia giurata, perché io gettii in un bagno c'è, allora gettii due cose, ma come fai in un bagno? Poi prendi l'apparecchio con lo zona e sanifichi il bagno, dopo che esco fuori, gettii bene i carabinieri, chiami chi vuoi tu, ma in fra poco esploda, perché non ce la faccio, l'ambulanza viene lasciata fuori a se stessa per ore, sempre a pensare che alla fine c'è sta un essere umano, sia pazienti ma anche personale, capito? Perché anche il personale, cioè tu lo tieni 12 ore con la tuta nuova, nei reparti, ogni 3 ore loro se la nuvagna, nei reparti Covid ogni 3 ore si spogliano, se la nuvagna e vanno a fare quello che devono fare. Noi invece no, cioè noi scattammo là fuori, da tutta noi, perché siamo solo noi, il cambio che ho avuto al cambio turno, perché la collega ha montato alle 8 di sera, per me si andava la macchina assieme a chi la di lui, a chi la un infermiere, l'autista del cambio, e da mai loro sono venuti a Salerno, e ci hanno dato il cambio a Salerno, e cioè, hanno permesso a noi di spogliarci, ma perché se no io non potevo spogliare. Questa è la proprio il fatto di essere trattati come
come se non fosse un essere umano, come se non era, non fornire un autista, non danno aiuto in bagno, o non danno a bere, o non danno per due misure.